Quindi ringrazio l'Accademia delle Belle Arti, ringrazio tutti voi. Abbiamo fatto già passare tutti i lavori, 37? 35. 35, quindi complimenti a tutti, un bel lavoro, un gran lavoro, una grande iniziativa sul territorio, da parte del Frosinone Calcio, ma soprattutto da parte dell'Accademia delle Belle Arti e dalla Banca Popolare del Frusinate, il nostro main sponsor. Io do la parola subito al presidente Stirpe per un saluto e poi la scaletta prevede che il direttore delle Belle Arti apra le danze. Do la parola al presidente Stirpe. Vabbè, buongiorno a tutti. Abbiamo deciso di unificare queste due conferenze stampa, anche perché il tempo, insomma, non è semplice trovarlo per fare tutte queste iniziative. E quindi, diciamo, la scaletta sarà questa. Prima ci occuperemo, diciamo, di questo concorso sul marchio. Dopodiché, Salvatore illustrerà in pratica tutta l'iniziativa del tour in Canada che abbiamo pianificato e dopodiché vi darò un aggiornamento, diciamo, sui progetti relativi al crowdfunding. Quindi in definitiva poi ci sarà lo spazio anche per fare delle domande, quindi siccome in pratica il programma è abbastanza nutrito, direi di non togliere altro tempo alla discussione, per cui darei la parola al direttore per in pratica introdurre, diciamo, l'argomento di questa prima parte della sessione. Grazie. Grazie Presidente, io ringrazio innanzitutto a nome dell'Accademia che ho l'onore di dirigere sia il Frosinone Calcio che la Banca Popolare del Frusinate per aver pensato l'Accademia in merito a questo restyling del logo del Frosinone Calcio. Per noi è stato un grande onore e ringrazio innanzitutto gli studenti che hanno preso parte a questo progetto e a cui dedico il primo applauso. E di conseguenza ringrazio anche i docenti professor Marco Roma e professor Paladucci che hanno gestito tutta l'operazione insieme ai ragazzi. Mi preme chiamare e presentare a tutti voi i partecipanti a questo progetto. Inizio da Anzalone Antonio, Aronne Chiara, Aversano Carmine, Bianchini Riccardo, Bietoni Lenia, Calicchia Veronica, Cipriani Pier Giorgio, De Carolis Alessia, Delibovi Leandro, Di Schiavi Federica, Fanfarillo Federica, Ferracuti Sara, Gismondi Danilo, Iaboni Anna Maria, Iannello Francesco, Lombardo Sara, Marcoccia Cirillo Giampiero Jesus, Moretti Simone, Odri Cristian, Pallagrosi Federica, Pellicone Leonardo, Rinaldi Filomena Sara, Rinaldi Luigi, Rivera Andrea, Rossi Luca, Ruffardi Manuel, Spatola Luca, Spaziani Jacopo, Tangianelli Zeg Giulia, Urban Francesco, Vecchietti Stefano, Ventura Claudia, Vinella Giuseppe, Zinco Martina e Zonfrillis Sofia. Passo alla lettura del verbale. Il giorno 27 del mese di marzo 2018, alle ore 10:30, presso l'Accademia di Belle Arti di Frosinone, nella sede del Palazzo Tiravanti, si è riunita la commissione del concorso di idee e styling del logo del Frosinone Calcio, indetto dal Frosinone Calcio e dalla Banca Popolare del Frusinate in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Frosinone. La commissione era così composta: dal sottoscritto, professor Luigi Fiorletta, dal direttore del Frosinone Calcio, Salvatore Gualtieri, dal consigliere della Banca Popolare del Frusinate, Luigi Conti, e dai docenti del Dipartimento di Graphic Design dell'Accademia, professori Mauro Paladucci e Marco Roma.
La Commissione procede alla verifica degli elaborati grafici pervenuti entro la data del 16 marzo 2018, prevista da bando, e visiona in successione le 35 opere grafiche presentate con le relative schede. Pertanto, gli elaborati grafici presentati, sulle quali ricade il giudizio ultimo delle commissioni, corrispondono al numero di 35 totali. La Commissione riscontra all'unanimità, per tutti gli elaborati grafici presentati, un buon livello tecnico e stilistico. Tra le stesse ne selezionano 6, decretate più meritevoli tra le altre, e si isolano per un giudizio di merito che proponga i premi ai 3 vincitori. La Commissione all'unanimità, alle ore 11, dopo attenta valutazione delle opere presentate, decide di assegnare i seguenti premi. Terzo premio, con la seguente motivazione: per la capacità di legare tradizione e innovazione in una cornice formale, a Sofia Zonfrilli. Prego, Sofia. Passiamo di là, se vieni di qua, dobbiamo passare davanti. Secondo premio, con la seguente motivazione: per la struttura dinamica del leone e la disposizione asimmetrica degli elementi che accentuano il senso di movimento del marchio stesso, a Sara Ferracuti. Il primo premio non lo assegniamo, con la seguente motivazione: per il cambiamento di prospettiva nel reinterpretare il ruolo del leone rampante in chiave più moderna e la disposizione degli elementi che caratterizzano in modo originale il marchio del Frosinone, ad Anna Maria Iaboni. Grazie.
Grazie ancora a tutti e speriamo che ci siano altre occasioni, Presidente, per coinvolgere l'Accademia. Grazie infinite. Scusa, volevo dire agli studenti che il Frosinone Calcio ha omaggiato tutti voi di una t-shirt del Frosinone Calcio che potete ritirare qui e poi in prospettiva del nuovo museo all'interno del Frosinone Calcio riserverà uno spazio per inserire tutti i loghi del concorso in maniera permanente. Allora, volevo ringraziare naturalmente l'Accademia e la Banca Popolare del Frusinate che hanno reso possibile, diciamo, la realizzazione di questo concorso, ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, che hanno contribuito a dare un'idea onestamente molto propositiva e positiva di quello che può essere, diciamo, anche il futuro o l'evoluzione futura del nostro marchio. Vi ricordo che naturalmente un'operazione di sostituzione di questo genere non è così automatica come si potrebbe pensare a prima vista, perché ci sono dei passaggi che debbono essere metabolizzati e che riguardano tanti aspetti della vita, diciamo, della nostra società, a partire innanzitutto dall'anzianità dell'uso del nostro marchio, dalla registrazione e dagli aspetti, diciamo, di carattere soprattutto commerciale che riguardano diciamo, l'adozione di nuovi loghi. Per cui sicuramente se faremo la sostituzione del marchio, sicuramente il marchio che oggi ha vinto il concorso sarà quello che sarà utilizzato. Quindi dovremo anche guardare le normative a livello di utilizzo, cioè ci sono degli aspetti che non possono essere semplificati assolutamente, quindi non è così automatica l'adozione di un nuovo marchio. Però diciamo la cosa che mi ha colpito di più innanzitutto che i premi sono stati assegnati a tre ragazze e quindi questo è un aspetto che ritengo fortemente innovativo e positivo, diciamo, per il Frosinone Calcio, perché significa che in pratica quello che è stato da tempo considerato sempre un territorio per i maschietti invece interessa anche alle donne, alle ragazze, e questo non fa altro che, diciamo, che fare piacere in definitiva. Quindi da questo punto di vista grazie ancora per l'interesse, per la proposità, per la propositività, per la creatività. Ci sono degli aspetti che indubbiamente traghettano il Frosinone dal passato al futuro, diciamo, in questo concorso. Quindi da questo punto di vista ricorreremo sempre più alle idee dei giovani, per cui sul discorso del museo vorrei che l'Accademia fosse coinvolta in modo pesante anche per l'idea di stile che vogliamo realizzare e che abbiamo in mente. Per cui da questo punto di vista non solo diciamo, metteremo i marchi, ma chiederemo anche un aiuto all'Accademia, un aiuto anche diciamo che riteniamo poi alla fine possa darci quella che è l'idea vincente che vogliamo sviluppare all'interno di, diciamo, di questo walkabout che vogliamo creare nello stadio. Quindi grazie ancora ragazzi e niente, quindi diciamo questo è l'inizio di un rapporto di collaborazione, proveremo a coinvolgervi sempre più pesantemente in tutti gli aspetti che riguardano, diciamo, la crescita e l'abbellimento di questa struttura sportiva. Quindi grazie ancora. Ringrazio naturalmente il consigliere Conti, Presidente Polselli, il direttore Scaccia e Banca Popolare del Frusinate, che ci sono da sempre vicini e che rendono possibile anche lo svolgimento di queste manifestazioni. Quindi un grazie di cuore a te, che estendi al Presidente e al direttore, e niente. Quindi questo è stato un altro
passo che abbiamo che siamo riusciti a compiere quest'anno, però vi ripeto, è l'inizio di un rapporto di collaborazione. Vorremmo sempre più, diciamo, negli aspetti che riguardano la crescita e l'abbellimento della nostra struttura, ricorrere sempre più pesantemente alle idee dei giovani, dei nostri giovani, che a mio avviso non sono secondi a nessuno per quanto riguarda la realizzazione anche di queste idee, e non sono secondi a nessuno neppure per quanto riguarda la creatività. Grazie ancora.